ci sono voci che raccontano il dolore, il grido silenzioso di chi sta morendo in questo momento, in una guerra della quale si parla o non si sente mai parlare, di chi sta per essere impiccato per reati mai commessi o per reati commessi, di chi cerca da mangiare e poi finisce senza forze, per morire abbandonato in mezzo a terra secca, in mezzo al niente, di chi perde figli e familiari in guerre e attentati, tutte vittime che nessuno conta, di chi vorrebbe farsi sentire e urlare al mondo l'ingiustizia subita, un'ingiustizia reale in tante parti del pianeta e che non trova ascolto, di chi si sente solo, sola, abbandonato in situazioni disperate, di chi ha una malattia e sa che ne dovrà morire solo perché è nato nella parte sbagliata del mondo dove mancano le medicine essenziali, di chi viene imprigionato ingiustamente, di chi viene torturato, maltrattato e mutilato, di chi ha passato l'infanzia a maneggiare armi, a combattere come i più spietati mercenari, di chi scappa per trovare un futuro migliore in situazioni pericolose, su barche malandate, in mano a trafficanti che non danno alcun valore alla vita umana, di chi arriva da noi in totale solitudine, clandestini senza diritti, di chi in una società che chiamiamo civile non riceve lo stipendio da mesi come i vostri concittadini dell'Oasi Cristo Re, di chi viene depredato dei propri territori e della propria libertà di manifestare come gli amici dell'Omos. Queste voci noi le abbiamo ascoltate, le abbiamo filtrate attraverso i nostri strumenti per descrivere il dolore di questi nostri fratelli e sorelle, e oggi con umiltà le riportiamo ad un popolo fiero e sempre sottoposto a mille sacrifici. A voi siciliani, questo è Corleone. Thank you.
Buonasera a tutti.